Decine di eventi ed iniziative su tutto il territorio cittadino, il Giugno Giovani 2022 sostiene la creatività e il desiderio di protagonismo giovanile dando spazio alla musica, al teatro, al cinema, ai libri, ma anche alla danza, alla fotografia, ai graffiti, allo sport. Napoli, città della creatività, è con questo motto che è stata inaugurata l'edizione di quest'anno con un calendario diffuso sulle 10 municipalità e distribuito sull'intero mese di giugno. È stato un giugno giovani che ha visto tanti ragazzi e ragazze impegnati in progetti molto diversi tra di loro, ma tutti estremamente affascinanti, che hanno saputo appunto valorizzare la creatività dei nostri giovani, ma hanno anche valorizzato quelli che sono dei posti magari meno conosciuti nella nostra città, e attraverso queste iniziative sono stati l'occasione appunto per coinvolgere giovani, ma non solo, che hanno avuto l'opportunità di entrare in uno spaccato diverso da quello che può essere i soliti luoghi di spettacolo, i soliti luoghi di stare insieme nella nostra città. Fra gli eventi di maggior successo, Back to the Style al Parco Totò di Bagnoli, un festival multiculturale di rap, graffiti e hip hop, a cui hanno preso parte numerosi artisti italiani e stranieri che hanno decorato la strada adiacente al parco con una striscia di disegni colorati lunga alcune decine di metri. L'iniziativa, che ha coinvolto centinaia di cittadini, è culminata con una sfida internazionale di breakdance vinta dal breaker romano B-Boy Kent. Not a hoodlum, the way Thor put it down. It confuses some of y'all. Gas can't walk while chewing your gum and all. With a key. Give me a fortune and a fame. Follow me and repeat the name. Ah. So nice. Shut up, so fresh. We pass like I'm like a second. Quello che mi ha colpito è stato lo spirito di gruppo di tante associazioni, di voler mettere insieme vari progetti e proporre anche innovazione da questo punto di vista. Il voler partecipare a Giugno Giovani mettendo insieme varie iniziative. Speriamo nell'edizione dell'anno prossimo di avere un calendario ulteriormente più ampio e di avere, credo che la scelta di aver tematizzato Giugno Giovani sia stata una scelta vincente. Quindi speriamo di avere anche proposte innovative da parte dei nostri giovani da questo punto di vista, senza dimenticare un elemento importante a cui tenevamo molto, che abbiamo voluto inserire nel Giugno Giovani, che è l'inizio della creazione del Forum dei Giovani. Questo è un altro elemento importante a cui stiamo lavorando e siamo contenti di averlo inserito all'interno di questo calendario. Nell'ultima settimana sono previsti, fra le altre iniziative, un laboratorio di artigianato locale e uno di percussioni, una mostra fotografica contro gli stereotipi, una rassegna di cinema e un laboratorio teatrale alla Mediateca Santa Sofia. Proprio in questi giorni abbiamo pubblicato anche sul sito del Comune di Napoli un avviso per implementare il registro delle associazioni giovanili. Vuole essere un momento importante questo per censire sul nostro territorio tutte quelle che sono le associazioni che hanno almeno il 66% di giovani nel proprio statuto, tra i propri soci. Vuole essere un modo appunto non solo per raccoglierli, ma anche per poter collaborare in maniera più attiva e poter appunto portare avanti delle iniziative insieme a loro. Quindi ci auguriamo che questo registro sia ricco e partecipe di tante associazioni giovanili della nostra città.